Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times, buonasera Buonasera, Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera, buonasera Luca Telese, buonasera. giornalista e buonasera Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano. Buonasera. Allora, le regioni chiedono ormai tutte eh, di anticipare le aperture già a lunedì prossimo, ma il governo frena. E intanto però, secondo il professor Clementi, il coronavirus sta diventando più buono. Subito dopo la pubblicità. Professor Clementi, lei ha detto che l'epidemia si sta svuotando e che il coronavirus potrebbe diventare innocuo come un raffreddore. Ora, se così fosse, sarebbe una notizia bomba, è proprio sicuro? Pensi che temevo di fare un'osservazione fin troppo ovvia prima di farlo, quindi ero proprio lontanissimo dall'idea di. Di buttare una bomba. Non solo sono sicuro, ma eh, vi spiego brevissimamente da che cosa deriva questa osservazione. In primo luogo, dall'analisi del profilo clinico della malattia. Confrontandomi, come faccio quotidianamente da tre mesi, perché stiamo vivendo in trincea da tre mesi, io in laboratorio, ma i miei colleghi realmente in trincea. Abbiamo fatto la considerazione che il profilo clinico di questa malattia è mutato, è mutato perché all'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone al pronto soccorso del San Raffaele, la gran parte delle quali, la grande maggioranza delle quali avevano necessità della terapia intensiva e di un'assistenza eh, ventilatoria, adesso non arrivano più, da due settimane non arrivano più. Sono diminuiti le persone che hanno necessità di ricovero, si è modificata la malattia o si sta modificando. Quali sono i fattori? Perché poi ovviamente questa è la prima considerazione che abbiamo fatto, ma abbiamo fatto subito una valutazione di che cosa poteva aver portato a questo. Noi al Sarafele abbiamo ricoverato oltre mille persone, è stata fatta un'identificazione molto attenta dei fattori di rischio che portano a da un'infezione, chiamiamola lieve, a un'infezione grave e li abbiamo identificati, è stato fatto un lavoro scientifico su questo che è stato sottomesso per la pubblicazione. I fattori di rischio ovviamente vanno te tenuti a bada perché se non si tengono a bada i fattori di rischio poi si rischia di eh, vedere che le eh, persone che ehm, hanno una maggiore opportunità di un'evoluzione negativa si ammalano. Sono state introdotte delle terapie efficaci, e questo può essere un altro ehm, fattore che ha eh, cer modificato certamente il cognome. Ecco, ma questo clinico. attiene no, alla, a, al lavoro di, eh, di prevenzione, esatto. chiamiamolo così, e poi eh, di cura. Ma lei eh, ci sta dicendo che. Ehm... Il, il virus eh, si sta potenziando, no? Il virus, quanto di questo eh, di cambiamento dipende dal virus? È noto, è noto che i virus sono molto più cattivi quando arrivano per la prima volta all'uomo, è successo quando gli spagnoli sono arrivati nel Centro America e hanno portato degli, delle infezioni a delle popolazioni native che non avevano mai visto quegli agenti infettanti è successo più tardi nel 1600 eh, in no, un Pacifico. No, ecco, quindi aspetta, senza che facciamo la storia di tutte le epidemie perché sennò no non abbiamo, Beh, non abbiamo il tempo necessario. Insegna, eh? la, la storia ci insegna molto. Eh. Comunque, al di là di questo, guardiamo... Ecco, i però io, mi scusi, le devo chiedere perché siccome... Eh, un po' ci dobbiamo attenere ai numeri e eh, i numeri eh, di ieri, oggi, insomma, ci parlano di eh, ieri più di 300 morti, oggi 260. Insomma, perché così tanti morti ancora? Sì, ma la, un conto è il dato sulla mortalità, un conto è il dato sulla decrescente presenza di pazienti nelle terapie intensive. Quello è il dato da monitorare, tant'è che uno dei degli indicatori che lo stesso Ministero, ha, eh, Ministero della Salute ha inserito tra le valutazioni che vengono fatte nel corso della terapia, mm. oltre al numero dei nuovi contagi, eccetera. Va bene. Ma io volevo arrivare al virus, il virus è un coronavirus, noi conosciamo altri sei coronavirus umani, dei quali quattro ci infettano da sempre. Mm. Va bene, e quindi no, lei deve, deve però essere eh, un, un po' più rapido, professore. Mi scusi, so che lei fa il professore. Eh, quindi, tutto questo per dire: di essere... questo, Tutto questo per dire che questo coronavirus potrebbe nel tempo, se continua così, modificare sia il suo profilo clinico di rischio, sia siccome cambia geneticamente, anche adattarsi all'ospite. Come stiamo studiando in questo momento? E è chiaro che dobbiamo oggettivare quello che diciamo. Certo, che... certo, e bisogna fare ancora, ci vorrà un tempo di osservazione ancora un po' più certo, lungo certo. ovviamente. Beppe Severnini, oggi tutte le regioni hanno chiesto di anticipare molte aperture già a lunedì prossimo. Il governo però eh, frena, e, e anche perché forse non è proprio così una buona idea Visto che non abbiamo ad oggi sì, nessun dato sì, sì. su come ragione, è andata eh, diciamo, la prima fase della fase 2, no? È così. Innanzitutto voglio ringraziare il professore che ci ha dato una buona notizia, scusa Lili, e mi ha fatto, insomma, ne abbiamo tutti bisogno. Stia attento, di non che, che se, se, la, se la chiamano dalla Casa Bianca e Trump si impossessa di questa cosa, io so che non ne farà un buon uso, eh? però ho capito che lei invece è stato preciso e ci ha voluto incoraggiare. Adesso ti rispondo, eh, Lili, io credo che, la prudenza, la prudenza del governo verrà capita se verrà accompagnata da attenzione, precisione e lealtà. Io ho scritto e ripeto che negli ultimi mesi, due mesi e mezzo, i governanti devono ringraziare i governati, che siamo noi. Non è che succede sempre. Sono convintissimo che l'italiano abbia dato una prova che non hanno dato i francesi, gli inglesi, gli americani. Niente proteste abbiamo seguito. C'è un modo. Se i governanti vogliono ringraziarci, lì c'è un modo semplicissimo. Siano precisi e la cassa integrazione promessa arrivi. Così. Quando i, i poveri ristoratori di Milano che gli stari di Milano, tutta Italia, i ristoratori si trovano ai baristi di fronte allo tsunami, sono andati all'Arco della Pace a Milano e sono stati multati. Ma allora. Questo non è un segno di grande sensibilità. I protocolli per aprire i negozi, dite chiaramente cosa bisogna fare in un negozio, in un bar, in un ristorante per poter aprire e chi paga queste novità? Cioè lo Stato perché non dice pago io, non preoccupatevi, occorre lo schermo di Plexigas, occorre questo, occorre... No, no, non sono cose complicatissime. Paghiamo noi. È la confusione, è la somma degli annunci che ci sta veramente sì. stancando. Conte, secondo me, finisco. È una brava, si è dimostrato una brava persona. Adesso, però deve dimostrarsi una persona brava che è un'altra cosa. <ride> che è un'altra cosa. Luca Telese, perché poi noi eh, naturalmente osserviamo con attenzione quello che fanno altri eh, paesi, soprattutto altri paesi europei. In Francia hanno eh, deciso di aprire le scuole già lunedì prossimo. La Germania ha eh, deciso eh, di riprendere la Bundesliga, il campionato di calcio il 16 maggio già e lì i messaggi sono stati tutti molto semplici, molto chiari, molto precisi. Eh, in Italia siamo molto troppo avveduti o troppo poco temerari? Lilli, concedimi di essere meno sobrio di Severnini. Io stasera vorrei dare un bacio in bocca, per fortuna siamo distanti al professor Clementi perché ci ha dato una notizia più bella e più importante. E servono le date certe e soprattutto bisogna finire con questo tono di per grazia ricevuta. Guardate che è arrivata su voi la punizione per i vostri peccati, e quindi non la scampate facilmente. No, la sobria lezione meticolosa, pignola del professore ci dice che in realtà non abbiamo commesso nessuna colpa e come ci sono le date. Negli altri paesi, i 49 hanno riaperto le scuole con una data certa, 22 le hanno già riaperte da tempo nel resto d'Europa e del mondo, anche noi dobbiamo fare soprattutto perché secondo me c'è un punto importante ho fatto una lunga intervista al professor Vespignani che come è sì. noto viene considerato uno dei virologi più eh, degli epidemiologi più esperti in questa crisi e lui dice bisogna riaprire con le condizioni quindi se c'è il plexigas si può riaprire se ci sono le 3T se c'è il trattamento se c'è il tra tracciamento e se c'è la cura si può riaprire quindi il problema è che adesso servono le date siamo stati bravi nella fase 1, bisogna essere altrettanto bravi e sfavillanti nella fase 2. Eh, Silvia Borrelli, eh, tu eh, diciamo sei d'accordo con Beppe Severnini perché sul Financial Times hai scritto che eh, eh, ti sembra molto le linee del governo per questa fase 2, sembrano molto eh, confuse. Eh, però, ancora una volta, guardiamo ad altri paesi, hanno fatto poi tanto meglio dell'Italia, perché se eh, osserviamo quello che è successo in Gran Bretagna con Boris Johnson o, con, o negli Stati Uniti con Trump, insomma, preferisco essere in Italia. Sì, allora sicuramente per quanto riguarda gli altri paesi direi che Gran Bretagna e Stati Uniti eh, in questa pandemia non sono assolutamente da prendere d'esempio. Poi diciamo sono ancora in piena fase 1, quello che faranno per la fase 2 è ancora tutto da vedere. Sicuramente eh, Francia e Spagna eh, e la Germania anche che stanno iniziando ad uscire, lo stanno facendo, ma anche lì eh, con diverse difficoltà. Eh, magari la Germania lo sta facendo in modo ordinato, però abbiamo visto che gli Stati i federali eh, si stanno ribellando, vogliono regole diverse eh, in base ai livelli di contagio. In Francia ci sono polemiche sulla riapertura delle scuole. Prima eh, si è detta una cosa, poi si è detta che era volontaria. In molte zone non riapriranno perché non hanno la possibilità di riaprire eh, e non hanno eh, gli strumenti. Addirittura adesso leggevo che eh, per andare sui mezzi pubblici i lavoratori dovranno avere una dichiarazione del datore di lavoro eh, che spiega perché si trovano sui mezzi pubblici e che non avevano mezzi eh, alternativi. Però eh, devo dire che quello che ho scritto sul Financial Times eh, non è una mia opinione, purtroppo è quello che mi hanno raccontato eh, gli imprenditori e non parlo delle grandi aziende, perché lì sicuramente a livello di risorse di organizzazione eh, c'è una maggiore possibilità di far bene e eh, di eh, comportarsi secondo le regole. Però, eh, dai ristoratori di Milano di cui eh, parlava Beppe Severnini, ad altri piccoli imprenditori, eh, ho intervistato per esempio dei proprietari di Bed and Breakfast degli affittacamere, che eh, per via del codice ateco non rientrano nei sussidi messi a disposizione dal governo, eh, sono chiusi da tre mesi e devono eh, pagare le tasse. A luglio. Quindi eh, sicuramente eh, il tentativo e soprattutto la gestione anche della prima fase emergenziale e per il lockdown noi siamo stati un esempio per gli altri paesi che sicuramente hanno eh, seguito la strada dell'Italia. Rischiamo di non esserlo in questa fase 2 perché c'è troppa confusione, non Beh, ci sono eh, linee chiare e, eh, e purtroppo l'economia finirà in ginocchio. Eh, se questo sarà il grandissimo problema, come vedremo tra poco anche col punto di Paolo Pagliaro. Eh, Severnini. Posso di sicuro, eh, ti, ti do subito la parola, ma voglio solo eh, passare a un'altra cosa con eh, Severnini, perché eh, per la fase 2 diciamo fondamentali sarebbero i tracciamenti. No? Allora, tutti concordano sul oh. fatto che per una vera riapertura in sicurezza servirebbero test, test, test. Ora in Lombardia siete un po' più all'avanguardia che da altre parti in Italia? No, siamo nella retroguardia assoluta. Tu sai, il, il sindaco Sala ha deciso di compiere uno studio insieme al professor Galli, che ormai tutti conosciamo, sui conducenti dell'ATM, quindi quelli che guidano i tram e gli autobus di Milano. Sai dove vengono analizzati questi test che vengono fatti a Milano sui guidatori degli autobus di Milano? In Francia. A Grenoble. Perché? Sai perché li fanno in Francia? No. Perché in Lombard... Lombardia non è ammesso. Cioè In Lombardia decidono le aziende territoriali sanitarie, decidono loro a chi farlo, a quali categorie. Ma se un'azienda vuole scoprire attraverso il test se, se il personale è, 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 ha, ha passato il coronavirus, ha conosciuto il coronavirus, il test serve a quello, semplicemente non può farlo. Ma la Lombardia è talmente stata decisa in questa cosa, che ha anche scoraggiato, devo dire, gli imprenditori e, e, e un comune come Milano a rivolgersi al Veneto o all'Emilia. Sono finiti in Francia, ce ne occupiamo domani sul Corriere. Simona Ravizza, che si è eh, eh, molto occupata di, eh, di sanità, eh, andrà un... anche lei e se ne occupa anche. Allora, tu capisci la situazione. Cioè. Io, come fa il ristorante a aprire? Voglio, hai sei dipendenti, vuoi, vuoi fare il test Testiero, a tutti? È serologico, certo. Armani è andato in Francia a fare i test. No, Armani. Ma ehm, scusa, Luca Telesi, tu volevi intervenire la perché cosa... su questo voglio poi interpellare subito il professor Bergamo. Sì, no, la cosa che volevo dire che si collega a questa. Si collega a questa ed è quasi una domanda del professor Clementi, nel senso che i tracciatori, anche fisicamente, le persone che tracciano. Ancora non sono stati reclutati. Allora, eh, proprio per fare un esempio eh, che fa Vespignani, in Congo, con molta più efficienza di noi, si sono messi a tracciare, andare nelle case, fare i tamponi a domicilio e ritornare. Quindi, qui, il governo e le regioni non possono scappare. Si può e si deve fare, perché se lo fa il Congo, forse dovremmo riuscire a farlo anche noi. Ma qui non si fanno neanche i bandi, non si fa l'albo, non si sa chi sono fisicamente queste persone. Allora, Professor Clementi, eh, lei eh, che idea si è fatto? Ha delle risposte eh, da darci? Ma, sui tempi delle riaperture, eh, io faccio il virologo, ma sono anche una persona che vive nel mondo civile, mi rendo conto che eh, aprire si debba. Però ehm, le riaperture vanno fatte con... Eh, attenzione al mantenimento di quelle regole di protezione individuale che cioè... debbono essere prese. E qui si apre il problema che ho sentito citare po poc'anzi del poter testare nel luogo di lavoro, perché questa è una eh, richiesta. Che sta venendo da tutto il Ma mondo. Ma perché siamo così indietro? E perché la Lombardia manda no, no, in no, testa a analizzare a Grenoble? Non è la Lombardia, credo che siano tutte le regioni in questa, in questa condizione. Finora la diagnostica ha avuto una eh, direzione a livello regionale e, e adesso è richiesto che si apra ai privati, sia la sierologia, sia probabilmente anche i test di biologia molecolare. Ma quindi Perché se... senza questo mi scusi, sì. ma come si fa a mandare avanti un'app se non si fanno i tamponi, i cosiddetti tamponi, che poi sono la ricerca del virus, a tutti a tutti quelli a cui si possono fare? L'app funziona individuando il soggetto con l'infezione se io non lo conosco. Ma quindi rispetto ad altri paesi l'Italia ha fatto peggio o meglio? Ma l'Italia ha fatto come gli altri paesi sostanzialmente, c'è questa normativa che ormai stenta, di cui ormai si stenta a capire la, 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 la validità, per, anche perché, eh, ripeto, noi come Ospedale Serafelle siamo richiesti da tante persone di, eh, che hanno imprese, che hanno attività, di poter svolgere una, una valutazione. Eh al loro personale, perché forse è richiesta anche dai sindacati questa cosa, negli, negli accordi sindacali c'è la tutela. E quindi lei dice anche il coinvolgimento del... dei, dei privati. Uh, Beppe uh, Severnini, mh, tu sei uh, contento di questa risposta del nostro professore, che ovviamente non abbiamo interpellato, perché lui è sicuramente un esperto in uh, materia, ma uh, ancora comunque non abbiamo capito o abbiamo capito troppo bene che eh, in Italia non siamo in grado di fare tanti test, di fare tanti tamponi. Questo è il vero punto, no? Guarda Lilli io credo che io, il, il, ci mancherebbe che io mi metto a discutere di virologia, sarei ridicolo, io l'ho ascoltato con interesse e rispetto, ma i giornalisti possono imparare, studiare, informarsi. Io oggi è da stamattina che ci lavoro su questa cosa, perché ero così sbalordito quando ho saputo questa notizia cioè che il sindaco di Milano per fare uno studio sui guidatori degli autobus deve andare in Francia e pensavo che, che chi me l'avesse detto se l'era inventato ho trovato altre due conferme importanti indipendenti quindi sono certo di quello che dico e, e professore no credo di, di, di anzi sono certo che in, in, in Veneto quindi una regione governata dalla destra, centrodestra e in Emilia Romagna una regione governata dal centrosinistra è possibile per le aziende rivolgersi a, a, ai laboratori e, e effettuare i test. In Lombardia no, adesso apriranno. Ho sentito e sarò brevissimo anche il nel motivo Lazio. per cui di questa resistenza una, co anche una cosa che mi è stata detta è che in Lombardia tutti vorrebbero fare il test sierologico, quando il test è positivo a quel punto bisogna fare il tampone, la Lombardia non può fare i tamponi a tutti. Allora se così fosse peggio ancora, oltretutto non tutti lo vorranno fare, prima magari chi lavora, chi lavora in gruppo, poi si faranno i tamponi, certo. insomma non, mi sembra come, come se questa è la spiegazione, mi sembra veramente strana. Eh? Luca Telese, eh, intanto il governo è alle prese non solo con il coronavirus, il nemico esterno, ma anche con degli avversari al proprio interno, all'interno della maggioranza, no? perché i Renziani sono sul piede di guerra, anche se adesso pare che abbiano trovato la quadra. E Zingaretti oggi ha detto che se questo governo non ce la fa ci sono solo le elezioni. Quindi basteranno queste parole insieme alla arte di mediazione di Conte per neutralizzare tutte le manovre per farlo fuori? Ma guarda, credo che hai colto il punto, cioè quella frase è un po' come il whatever it takes di Draghi tradotto in politica, cioè è la garanzia che il segretario del partito cardine dà al governo, cioè dice fermi. Non accetto nessun'altra soluzione, neanche un altro Premier del PD che è la chiave di Grimaldello più pericolosa eh, che Conte si ritrova davanti fra chi è interessato a smontare la sua maggioranza. Quindi eh, questa presa di posizione Zingaretti mette un po' a tacere tutte le voci che dice ma un governo Franceschini, ma un governo Pincopallo, un governo con qualcun altro purché non sia Conte ho una, solo una piccola domanda eh, se si può ma proprio telegrafica per il professor Clementi perché eh, la risposta a quello che dicevamo è, è che in Veneto c'è un laboratorio ogni 500.000 abitanti in Lombardia ogni un milione e quindi sicura, di salute pubblica quindi sicuramente ci sono meno risorse però la domanda che tutti si fanno anche con i dati di oggi è che come se tutta l'Italia stesse un po' aspettando la Lombardia la Lombardia oggi ai numeri peggiori, no? drammaticamente ci dispiace, però da sola Cuba metà di tutti gli infetti nuovi di tutta Italia allora la domanda è, ma non si può pensare che quando ci si trova in una situazione così anche numericamente circoscritta non convenga avere un provvedimento differenziato fra la Lombardia e le altre regioni che hanno tassi molto più basso di contagio? Professor Clementi sì, Io penso che che in qualche modo modulato un provvedimento modulato in vari, in vari aspetti, eh, credo che si arriverà a una non, non ha molto senso a livello nazionale considerare le stesse misure per eh, regioni che hanno un tasso zero di infezione con regioni che hanno tassi quindi si arriverà e il, il governo stesso eh, ha detto che a partire dal 18 in base sempre anche ai numeri, certo. ai dati anche la Germania ha fatto questo certo, certo eh, Silvia Borrelli eh, senti, mh, domani l'Eurogruppo Tenta di mettere a punto il famoso MES, il fondo salva stati e in serata il commissario italiano Gentiloni ha detto che c'è un accordo affinché non ci siano condizionalità né prima né durante né dopo. Questa è una cosa. L'altra è la telefonata del Premier Conte con Ursula von der Leyen, la presidente della commissione, eh, per il recovery fund, perché quello dovrebbe eh, così eh, cominciare ad agire eh, da giugno. Ma con un governo così diciamo pieno di uh, tensioni Conte non va comunque molto indebolito a Bruxelles. Mm. Ma io credo che eh, in Europa in questo momento, non, per fortuna, direi anche che non ci stiano neanche facendo caso al caos interno alla maggioranza di governo eh, in Italia. Certo è che il ministro Gualtieri eh, due giorni fa ha parlato di eh, 100 miliardi di euro per l'Italia dal Recovery Fund, ce ne dovrebbero essere altri 37 eh, dal MES e bisogna capire se prendiamo 137 miliardi, se li prendiamo in prestito e con con quali condizioni? Anche il recovery fund sono eh, dei soldi a fondo perduto o eh, è un prestito? Perché sicuramente, anche se adesso tutte le regole europee sono sospese e possiamo cercare di negoziare, per quanto i paesi del nord Europa non siano assolutamente a favore eh, di eh, soldi a fondo perduto. Abbiamo visto anche l'altro giorno eh, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sostanzialmente chiedendo spiegazioni alla Banca Centrale Europea per le sue azioni eh, e i suoi stimoli. Monetari che è un qualcosa che non si è mai visto prima. Quindi è chiaro che eh, prima o poi qualcuno ci chiederà il conto. E la domanda è quando eh, dovremo iniziare a restituire questi soldi e a tornare all'interno dei parametri con un debito pubblico che sarà eh, scoppiato e sarà andato oltre il 160 per cento del PIL. Chi ci sarà al governo in quel momento? Perché comunque eh, farà la differenza, magari non nell'immediato. Eh, adesso credo che sia interesse di tutti aiutare l'Italia. Però a un certo punto arriverà il momento in cui eh, dovremo iniziare a rientrare all'interno dei parametri europei. E lì, e lì saranno dolori. Saranno dolori. Eh, eh, professor Anche Clementi, se c'è una buona notizia. Eh. Cioè? No, dicevo, Repubblica batte in esclusiva un documento eh, di Gentiloni in cui, da commissario europeo, ribadisce che non ci saranno condizioni aggiuntive sull'Italia. Quindi una qualche risposta, anche se è vero il quadro tratteggiato da Silvia. È sì, 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 l'ho ricordato, ricordato poco fa. Ehm, Sente, professor Clementi, eh, secondo lei... Ove mai riuscissimo, potessimo uh, ri andare in vacanza? Come andremo al mare o in montagna? Qual qualche tempo fa in un'intervista ho detto andremo al mare ma magari con la mascherina e mi hanno, me l'hanno detto di tutti i colori vacci tu con la mascherina e e adesso dico la verità io ho prenotato la mia vacanza da tempo non ho disdetto la prenotazione e la lascio fino all'ultimo. E va Dove? al mare? No, vado in montagna. Con la mascherina. Con, cioè, la mascherina con resta. Con le in vacanza con la mascherina. Sappiamo, eh. Con tutte le precauzioni che al momento saranno eh, necessarie. Per cui. Va bene. Eh, parliamo quindi, di agosto. Quindi, quindi magari. Ma se quella tendenza a, a costo... continua potrebbe non servire. Se il virus diventa più Io buono, direi, se quella direi tendenza che di cui le parlo, di protezione, ecco, questo forse è un rischio che anche nella commissione scientifica la, qualcuno si pone, cioè che dire che le cose vadano bene troppo presto, riaprire troppo presto è un po' un via libera che viene preso come un messaggio a mh, ritornare alla vita precedente, bambini. agli Almeno aperitivi, non i alle... a fare i selfie in ecco. spiaggia Ecco, niente non pensate no, che politici. siamo pronti a sì. fare i party non facevamo party no, ma lo vede? questo è quel paternalismo virologico che non si può sentire se ne liberi anche lei professore non è che se voi ci dite se continua così bene come dico la mascherina non servirà io domani faccio un party senza mascherina e bacio in bocca a 12 persone bacio in bocca solo lei per la buona notizia di oggi va bene, va va bene. Eh, scusa il professore fa il suo dovere il suo mestiere io invece penso che si debba sempre, sempre in, in virtù, in nome di questa chiarezza, eh, spiegare e ribadire eh, alcuni concetti fondamentali, quello che è necessario fare in un dato momento per non esporsi e non esporre altri al virus. Eh, rapidissimamente, voi andrete in vacanza, lo chiedo a Severnini, Telese, Silvia, Borrelli? Rapidamente io eh, spero, spero di andare in vacanza in Val Seriana dove vado da tutta la vita che, è un, che ha molto sofferto e in Gallura e in Sardegna sono i due posti del cuore spero anche per loro che tanti vadano in vacanza secondo me il nostro motto dell'estate è spendiamo e aiutiamo questo è un modo e eh, dobbiamo provarci e sperare di poter. poi questa ce la portiamo e la terremo in tasca <ride> Silvia Borrelli e Telese a me piacerebbe andare al mare, ma con una bambina piccola credo sarà difficile riuscire a mantenere le distanze di sicurezza e applicare tutti quei protocolli, quindi vedremo, speriamo. Luca? Appena posso, fuggo in Sardegna ad Alghero senza mascherina, se va bene altrimenti con la mascherina. Oh, meno male. Allora, e eh, adesso invece eh, sentiamo il punto di Paolo Pagliaro, perché eh, lo accennavo prima, dopo il coronavirus eh, la grande battaglia da affrontare sarà quella delle eh, disparità, delle disuguaglianze sociali. Pochi secondi di pubblicità, poi il punto. La crisi del 1929 portò al New Deal negli Stati Uniti e al nazismo in Germania, perché i due paesi scelsero strade diverse. Di fronte allo shock violento del Covid-19 e all'incertezza sistemica che ne deriva, nulla è già scritto. Sta a noi decidere in che direzione incamminarci. Partono da questa premessa Fabrizio Barca e il Forum Disuguaglianze e Diversità per presentare il loro progetto per l'Italia post coronavirus, un pacchetto di proposte elencate e descritte in un documento diffuso ieri. La prima potremmo definirla basica, perché riguarda la protezione sociale di quell'esercito di non garantiti che hanno perso il poco che avevano, lavoratori autonomi i più colpiti e poi i 6-7 milioni di lavoratori metà con contratti a termine o a chiamata, l'altra metà irregolari. Per loro è urgente il reddito d'emergenza. La ripresa delle attività, secondo il forum, deve essere programmata da imprese, lavoratori e governi locali insieme, per non scaricare sui singoli imprenditori la responsabilità della riapertura e va finanziata facendo in modo che sia indirizzata a obiettivi di sviluppo sostenibile. Occorre evitare che l'insegnamento a distanza si traduca nell'abbandono scolastico da parte dei meno abbienti. Una riduzione degli orari di lavoro potrà consentire il riassorbimento di una parte della manodopera delle imprese costrette a chiudere. In altri casi, per garantire la continuità aziendale, dovrebbero essere incentivate le cooperative dei dipendenti. Andrebbe valorizzato il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come banca di sviluppo e andrebbe garantita la gestione pubblica delle risorse digitali, a cominciare dai dati. L'obiettivo è che la distanza fisica non diventi sempre più distanza sociale. Sarebbe un esito disastroso per la tenuta della democrazia. Siamo in chiusura, ringrazio Silvia Sciorilli Borelli, grazie Beppe Severnini, grazie Luca Telese, grazie professor Clementi. Buon lavoro a tutti, grazie spettatrici e spettatori. Linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita. Molti ospiti interessanti, restate con noi. E noi come sempre ci vediamo domani, otto e mezzo. Grazie.